Ciao a tutte, eccoci qua. Ciao a tutte, eccoci qua con questo tutorial. Oggi faremo questo fiorellino insieme. Fiorellino di carta, molto semplice, da poter mettere nei vostri progettini. Allora, partiamo con sceglierci il colore del fiorellino che dobbiamo fare. Io ho scelto questo rosa salmone, diciamo, e poi ci procuriamo un punzone circolare a scalop, così. Tagliamo tre pezzetti, tre forme. Uno, due e tre. Dopodiché andiamo a sfumare i bordi, così diamo un po' di tono al fiorellino. Quindi sceglierete il colore che ci addice di più alla base che avete scelto per il fiore. Leggermente un tono più acceso della vostra base, in modo che comunque si veda l'effetto. E quindi andiamo a passarlo in tutti i bordini, così. Poi deciderete voi quale sarà la sfumatura, se più accentuata o meno accentuata, dipende da che effetto volete dare al vostro fiorellino. Naturalmente più la fate accentuata e più vi risulterà sfumato. Ok, vedete che comunque è semplice, anche se non avete il distress potete benissimo sfumare con qualsiasi tampone colorato. Ecco qua. Una volta fatto questo, prendiamo le forbici e tagliamo i petali. Quindi partiamo da un angolino e cerchiamo di far combaciare questo con questo e tagliamo sino ad arrivare alla quasi al centro, non proprio direttamente. Quindi poi taglieremo qui e faremo combaciare la riga proprio di fronte all'altro angolo. Facendo così siamo sicure di andare dritte. Ve lo faccio piano così vedete. E così. Quindi abbiamo formato i petali. Facciamo la stessa cosa in tutti e tre i fiorellini. Così. Quindi voi prenderete un punzone circolare multiplo di 2. Voilà. E voilà. Ecco fatto. Dopo vi procurate una boccettina che abbia appunto lo spruzza spray, così, e la riempite d'acqua e la spruzzate
tutti i fiorellini così. Questo vi serve per lavorare adesso i petali, in modo che quando poi si asciugano resteranno della forma che voi gli avreste dato. Quindi prendiamo il primo fiorellino e, servendoci di un manico di un pennello o un uncinetto, insomma un qualcosa di tubolare, andiamo a fare la nostra forma. E facciamo così: mettiamo in mezzo il nostro attrezzino e chiudiamo i petali in questo modo. Vedete? Riesco a farvi vedere così. E poi togliamo. Facciamo questo procedimento in tutti i petali. Quindi li dobbiamo sovrapporre uno all'altro, vedete? Quando questi si asciugheranno, resteranno della forma che voi gli avete dato. Ecco a cosa serve l'acqua. Quindi facciamo questa operazione per tutti i petali. Metteteli sotto così e fate così. Il secondo lo farete al contrario. Così. Evviva le campane. È un procedimento un po' lento, ma quando ci si prende la mano si fa anche veloci. Ecco qua. Così. Quindi questo sarà al contrario. L'ultimo lo fate come il primo. Allora, per fare questi fiorellini io sto usando una grammatura di cartoncino da 140, potete arrivare anche a 160. Se più lo fate duro, più sarà un po' difficile, insomma un po' duro anche da malneare. Ecco qua, ecco qui. Ok, adesso procediamo con l'assemblaggio dei fiorellini. Dovete procurarvi del bioadesivo spessorato. Se non avete questi piccolini qua che ho io, potete benissimo tagliare dei quadrattini dal bioadesivo che avete, anche quello a rotolo va benissimo. Quindi prendiamo, e il primo a essere posizionato sarà quello rivolto al contrario. Quindi mettiamo il nostro biadesivo spessorato al centro di questo. Ok, poi posizioniamo il secondo fiorellino sopra il biadesivo spessorato e lo facciamo cercando di non sovrapporre i petali così, ma di metterli dove c'è lo spazio vuoto. Quindi così. Ok. L'ultimo petalo. Fiorellino. Mettiamo idem lo spessorato al centro.
così e facciamo la stessa cosa, sempre cercando di non sovrapporre i petali, ma di metterli negli spazi vuoti. Ecco qua. Ed ecco fatto il fiorellino. Adesso non ci resta che scegliere il bottoncino da metterci sopra come bocciolo. Quindi prendete un bottoncino, potete mettere anche un fermacampione se volete. Quindi se mettete il fermacampione, prima di attaccarlo lo dovete appunto posizionare prima e poi attaccarlo insieme agli altri, mentre se mettete un semplice bottone basta un po' di colla fatto. Vedete che è stato facilissimo, molto semplice questo fiore, però diciamo che è molto carino, quindi potete farne di diversi colori, diverse sfumature e anche colorato. Potete appunto usare della carta un po' di tanti colori, oppure potete farvi anche voi in la vostra carta con delle timbrate. Se volete fare un fiore vintage potete timbrarlo sopra, insomma potete fare tante varianti e utilizzare questi fiorellini per i vostri decori. Spero che vi sia piaciuto e fatene tanti. Vi abbraccio e vi lascio al prossimo tutorial. Un bacio, ciao ciao ciao.